Maria Pia, Cristiana, Ida, dobbiamo fare i servizi. Buongiorno ragazze, sono già di prima mattina nella mia lavanderia, sto mettendo a posto un po' il detersivo, infatti sono andata a prendere ace. Poi mi sono presa un po' di bagnoschiuma che qua va fuori in un lampo. Vicinette candeggina gel per il bagno. E poi sono andata a comprare altri pannetti Actifibre della Villette, ragazze. Voi lo sapete che io ve li ho consigliati sempre e ve li consiglierò sempre, ragazze. Questi sono una salvezza, questi pannetti Actifibre. Comunque ragazze, le mie figlie ne approfittano sempre di dormire la mattina e i servizi qua chi li deve fare? Li devo fare sempre io? Che dobbiamo fare? Io non lo so ragazze, veramente. Io di prima mattina già mi devo intossicare. Beh, iniziamo la nostra giornata ragazze. Quando dovete mettere l'ammorbidente, non lo mettete all'inizio perché la vaschetta se lo richiama prima e poi quando andate a togliere i panni non profumano. Quindi, quando vedete che sta per finire la lavatrice, o andate a vedere se la lavatrice è pronta per mettere l'ammorbidente, o se no rifate fare il lavaggio con l'ammorbidente e vi fate un'altra sciacquata di panni. Mettetelo alla fine, se no il profumo se ne va. Va bene? Vicinette gel per il bagno con bicarbonato. Ragazze, questo è ottimo, vi lascia un profumo bello di pulito, di igiene. In più, con il bicarbonato vi va a sbiancare il water, disincrosta. Mettetelo tutti i giorni, così eviterete quelle cattive incrostazioni che ci fanno penare. Usate Vicinette. Poi ragazze, un'altra cosa, il pannetto Actifibre della Villette, quando lo dobbiamo usare, sciacquiamolo con acqua calda e lo strizziamo, così non ci lascia gli aloni, ci asciuga tutto subito. E facciamo anche prima le nostre pulizie, ragazze, perché alcune di voi me l'hanno chiesto anche nei commenti, si deve sciacquare, asciutto, va sciacquato con acqua calda, eccolo qua, vedete com'è morbido, e lo andiamo ad usare. E si iniziano le pulizie nel bagno, io lo faccio prima in lavanderia perché è il bagno che tengo vicino alla camera da letto e quindi dove tengo anche la lavatrice, l'asciugatrice, quindi di prima mattina mi pulisco sempre il bagno in lavanderia e se ho da mettere la lavatrice la metto o l'asciugatrice. Quindi ragazze, le pulizie si iniziano sempre nel bagno della lavanderia. Poi le perline profumate dell'Averne, io uso questo tipo di profumazione che è buonissima, ma potete usarla come a voi piace, ci rilasciano un profumo strepitoso per tutta la casa. Ed ecco un nuovo arrivato in casa di Alfi, il Rotomop. Vado a lavare il pavimento con il detersivo per pavimenti Bioform che è uguale all'Isoform e mi dà pulizia e igiene al mio pavimento. Rotomop, un acquisto davvero buono, lo consiglio veramente, l'ho acquistato per provarlo e devo dire che è stata un'ottima scelta, un ottimo acquisto. E passiamo alla pulizia in camera da letto, dove proprio oggi c'ho davvero un caos. Apro la finestra per far passare l'aria, sono delle finestre alte purtroppo, ma comunque inizio a riordinare tutta la camera.
E come prima cosa in camera io mi vado a rifare il letto. Quindi il letto è la prima cosa che di solito faccio la mattina in camera da letto. Mi piace mettere anche un plaid come fondoletto, in questo caso è un plaid rosa che si abbina alle lenzuola e al copripiumino. Poi mi vado a togliere la polvere e, come ben sapete, uso Nuncas Casanove, che è un antistatico davvero buonissimo. Infatti non è che si rifà subito la polvere, ma veramente dopo qualche giorno si riforma, quindi è un ottimo antistatico. Io non posso usare detergenti per i miei mobili perché sono dei mobili ripitturati, quindi mi andrebbe a togliere lo smalto, e quindi uso questo antistatico della Nuncas che è davvero ottimo. Poi mi passo il folletto in camera. Devo dire la verità, il folletto è per me una cosa fondamentale perché mi pulisce a fondo il pavimento davvero, e subito si fa, ragazze. Quindi vi consiglio anche un aspirapolvere. Ed ecco qui pronta la mia scopa a vapore Ariete per andare a pulire il mio pavimento in camera da letto con un vapore oltre 100 gradi, me lo igienizza e me lo pulisce. Davvero un'ottima scopa a vapore, buonissima, si regola il vapore vicino a una manopola che in base al pavimento si regola anche il vapore. E dopo finito le pulizie in camera da letto, metto questo tappetino rosa che si abbina anche al plaid, un tappetino a cuoricino un po' pelusciato, carino, piccolo, perché io non amo tanto i tappeti, voi li vedete, però questo era molto molto carino. E adesso passiamo alle pulizie in cucina, dove veramente la cucina sta un po' sotto sopra, ragazze. Purtroppo dovete sapere che siamo 8 di noi, quindi il caos a volte mi capita la sera che può rimanere, ma io non mi perdo di coraggio, diciamo così, ma mi vado a risistemare la cucina. Poi mi vado a lavare la macchinetta del caffè, il contenitore dove poi gocciola l'acqua con ace, lo metto a sgrassare un pochino, e mi vado a lavare il top dove tengo la macchinetta, e mi lavo anche la macchinetta, ragazze. Poi mi vado a pulire anche il centrino di panno Lenci, quindi io lo pulisco con la pizzolina tranquillamente, la mia alzatina, i dolcettini, mi vado a sistemare e continuiamo le nostre pulizie. Nel frattempo mi accendo anche una candelina della Yankee Candle, che ha un profumo buonissimo, che nel frattempo che mi pulisco la cucina mi dà anche il profumo. Poi con il Mobil Brill mi vado a pulire l'isola della cucina, gli sgabelli, e mi pulirò anche le ante della cucina.
Poi passo alla pulizia della cappa con ace sgrassatore e mi vado a sgrassare la mia cappa. La pulisco prima con un pannetto normale per togliere tutto il grasso e la polvere e poi dopo con il Mobil Brill me la vado a pulire, a lucidare con il mio pannetto Actifibre della Vileda che me lo asciuga subito. E guardate la cappa con solo il pannetto Actifibre della Vileda come è venuto lucido, se vedete diciamo striature d'acqua perché si sta asciugando. Passiamo poi alla pulizia del divano, dove non vi dico che a volte sotto i cuscini trovo di tutto, perché anche Pietro con i giochi, le cose che mangia, quindi ogni mattina è sempre una novità. E me lo vado a pulire. Mi pulisco la tavola sempre con il Mobil Brill, mi alzo le sedie ovviamente perché dovrò andare a passare il folletto e poi a lavare a terra. Mi pulisco anche la TV con un po' d'alcol sul pannetto Actifibre Vileda e si asciuga subito. Passiamo ecco il folletto e andiamo a pulire tutta la cucina. Ed anche qui in cucina uso il Rotomop con il detersivo per pavimenti Ajax, che è un altro mio detersivo per pavimenti preferito, un goccio di candeggina perché avendo il cagnolino sento che viene più igienizzato il pavimento, e andiamo a pulire. Allora ragazze, oggi per pranzo preparerò il cavolfiore fritto con un po' di pancetta e metterò penso degli spaghetti spezzati, perché non so se ho della pasta mista, devo vedere. Poi mia mamma si è voluta far cucinare la verza con le patate, che poi dovrò mettere il riso, e quindi il pranzo di mamma già sta qua, già è pronto. E beh ragazzi, abbiamo finito anche le pulizie in cucina, quelle là mattutine ovviamente, perché poi il pomeriggio si rinizia un'altra volta, ragazze, qua è sempre un continuo. Le pulizie, ragazze, dovete sapere che non si fanno solo una volta al giorno, ma tutto il giorno. Allora ragazze, pasta e capriciure sfritt, così diciamo in campagna, pasta e capriciure sfritt. Sono pronte, non ci resta che andare a tavola.
Allora, facciamo vedere i regali che hai ricevuto da Babbo Natale. Allora, il pirata che è già stato aperto, è vero? Sì, perché ci abbiamo giocato. Abbiamo già giocato un pochino, è vero? Eccolo qua, lo scatolo del pirata pop-up. Questo è caduto. E questo è un altro regalo che ti ha fatto Babbo Natale, vediamo. La pistola. Che cos'è? Fast Wheels. I veicoli si distruggono con l'impatto. Ah, è una pista. Che bella. Adesso questa la monterei con papà, è vero? Ed eccoci qua, ragazze. Siamo giunte anche alla fine di questa giornata. Ed io, come al solito, insieme a voi farò la mia skincare con il mio Love Nature. Beh, ragazze, che cosa dire? Passato anche Natale, il tempo vola, ragazze. Mi fa piacere che vi è piaciuta la poesia che ho recitato per gli auguri. Una poesia che ho scritto, ma veramente in un niente, in un lampo, perché ho sempre amato, diciamo, scrivere poesie, mi è sempre piaciuto. Poi con il napoletano, sapete, io amo il dialetto, quindi le parole mi sono uscite davvero facili. Ed è passato un altro Natale, ragazze. Tra poco finirà anche il 2020, spero quanto prima, perché non se ne può più di quest'anno. Veramente è stato tragico. Un anno proprio puntini puntini, ragazze. Speriamo che veramente il 2021 sarà... spero che sia un anno di gioia, ragazze, di serenità soprattutto per tutti noi, perché veramente non se ne può più. Comunque speriamo bene che avremo un anno tranquillo. Mi è piaciuto troppo il commento di una signora che mi segue in coronata. Mi ha fatto morire, ragazze. Ha detto: l'unica cosa che accomuna tutta l'Italia è il pesce. Perché poi nell'ultimo video che avete visto del cenone della vigilia di Natale... Allora, giustamente, ogni regione ha le proprie tradizioni. Io magari a Napoli, diciamo, a Napoli, Salerno, io faccio provincia di Salerno, ad Angri. Quindi si fanno i broccoli di Natale. Allora, per esempio, in Puglia, che ne so, mi hanno scritto, da noi si cucinano le cime di rapa, poi più al nord magari si fanno altre cose. Però, sempre cose che, come ha detto in coronato, l'unica cosa però che ci accomuna è il pesce. Aveva ragione incoronata, è il pesce. Questo menù che abbiamo fatto a Natale si farà anche alla vigilia di Capodanno, almeno qua da noi, ragazzi, sì, è la stessa cosa, si cucinano i broccoli, il polpo, la frittura, magari se il pesce non vogliamo la frittura, vogliamo un pesce al forno, facciamo un pesce al forno, quindi si varia in questo modo, però più o meno sempre pesce si mangia, ragazze. Vabbè, siamo state incatenate in cucina, ha detto incoronato, è l'unico posto che siamo state in cucina. No, troppo forte è stato il suo commento, ragazzi, mi ha fatto morire dal ridere. Vabbè, ragazzi, io metto la mia cremina. Ed ecco qua, mi sono sciacquata un momento, mi metto la crema. Beh, ragazzi, allora, trascorrete un sereno... Una buona fine di anno e un buon principio, ragazze. Noi ci vediamo l'anno nuovo. Alfie, anche lei, si riposerà un paio di giorni. Vabbè, mi riposo su YouTube, però comunque in casa c'è sempre da fare, ragazze. Ci vediamo l'anno nuovo. Questo è l'ultimo video mio del 2020. Mamma mia, ragazze. Che vogliamo fare? Lascerò quest'anno da youtuber, ragazze. Mamma mia, non me lo immaginavo. Non me lo sarei immaginato, ragazze, che avrei fatto la youtuber. Sinceramente, spero che vi faccia piacere di seguirmi a casa di Alfi. Dei vostri commenti, deduco di sì, perché veramente siete tutte affettuose. E quindi, ragazze, vi faccio i miei saluti. Grazie per aver guardato il mio video, grazie che mi seguite, iscrivetevi se vi fa piacere al mio canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei video.
Beh, che dire ragazze, buona fine d'anno e un buon principio. Ci vediamo l'anno nuovo con Alfi. Ciao!